pone il dito del lavoro di Nella, dando la parola al professore Franco Cuba, che è un vecchio scuola, la città di Rispetta, mentre Nella farà scorrere un po' di più. E così ci sarà questo connubio tra immagini e parole, e penso sia una cosa molto interessante. Non potevo mancare a questo appuntamento culturale perché molte cose mi legano a Nella Senna: l'antica amicizia, l'impegno professorale nella scuola e un amore passionale, direi quasi viscerale, della nostra bella scuola. E se stasera sono qui assieme ad altre illustre relatori per rendere omaggio a Nella, la quale attraverso molte immagini ci propone un momento di riflessione sulla bellezza di quest'oggi. Mi sembra che la bellezza sia l'asse portante di questo suo lavoro faticoso. Nello specifico, la bellezza è vista come un insieme, è rappresentata come un eterno presente, derivante dai fatti concreti che si manifestano attraverso segni che determinano una lunga storia. I segni sono gli elementi della natura: acqua, pietra, legno, ferro, l'uno in rapporto con l'altro, ma anche volontà, professionalità, gusto di un popolo amastratino che ha sempre amato la bellezza. I mestrantesi sono stati da sempre uomini concreti, hanno costruito la loro civiltà sulle risorse del territorio, sapendole sfruttare al meglio. Così nel 1512 ebbero l'accortezza di individuare, incanalare tante sorgenti e di portare acqua potabile qui in paese. Da quel momento la comunità comincia ad usufruire di fontane, pellatoi, pozze, cisterne. In seguito si formano di queste infrastrutture le strade, le trazzere. Vorrei ricordare per esempio come la strada Santo Stefano di Cosia era ricca di acqua, di pellatoi. Molte di queste sono scomparse, alcune con le frane, altre per l'incuria dell'uomo. Da quel momento la comunità usufruì, dicevo, di queste infrastrutture perché se si voleva crescere bisognava collaborare con le comunità del territorio, del comprensore e con quelle lontane da Mestretta. I mestrettesi si spingevano fino a Enna, Caltanissetta, Genova, Trapani. Tale impegno fece guadagnare agli amastratini la fame di ottimi colori. In seguito seppero sfruttare l'acqua all'evento industriale, individuando i siti. In poco tempo si moltiplicarono i mulini, si diffusero le concerie, i pastifici. Parimenti si stipularono contratti per l'uso sociale dell'acqua, ci sono molte altre notarie, e questi contratti furono poi applicati nel campo dell'agricoltura, come ancora oggi esiste. Altra risorsa che i nostri padri usarono con perizia è stata la pietra, creando una realtà apparentemente uniforme, ma varia all'interno della struttura del paese,
dei casali, delle masserie, delle vigne. Ogni pietra è stata intagliata, curata, accarezzata, affinché si conformasse al gusto del tempo, oppure annullasse la varietà e la contaminazione di stili diversi. Per fare breve, l'artigiano Mastratino era orgoglioso del suo lavoro. Io sono figlio di artigiano, dice, quella porta l'ho fatto io. Quello che l'ho fatto io, il mastro, diceva. Oggi questa cultura, questa morale si è persa. Con la stessa tecnica sono state utilizzate il legno e il ferro. Nelle chiese di fatto sono state realizzate le macchine degli altari, che sono vere architetture, mentre le bare, le statue di processione sono opere di grande qualità tecnica e figurativa. Anche ciò che apparteneva al quotidiano era espressione di un artigiano specializzato con intuizione artistica. Inoltre il legno era simbolo e sinonimo di altre cose, di sofferenza, era sinonimo di posto, di carbone, di braccio, ma anche di solitudine, di polvere, di malattie. Ritengo che nella seminaria abbia colto questa essenza della specificità. Mastratina. Allora bisogna domandarsi come si sia sviluppata tanta produzione artistica che esiste in ogni angolo della nostra bella città. In ciò c'è tutto un documento che si conserva sia nell'archivio comunale sia in quello parrocchiale. Questo documento non è altro che una breve storia dell'amministrazione civica di Mistretta. In esso torna una parola chiave, libertà, e per la libertà gli amministrativi hanno sborsato fior di quattrini nel 1406, cioè la Mistretta moderna nasce da lì, prima c'era solo feudalismo, e nel 1406, pur di pagare la libertà, si sono fatti prestare 111 dai negoziati. Hanno sborsato denaro, allora si chiamavano onze, nel 1448, nel 1503, nel 1600, nel 1630, nel 1753, nel 1812. Cioè, facendo i calcoli, ogni 50 anni si pagava questa. È costata molto questa libertà. È vero, la libertà ha consentito però l'acquisizione di privilegi che hanno determinato lo sviluppo fondato sul lavoro, il commercio, il mercato, l'industria, la cultura. In questo documento c'è un'altra parola chiave, mercatura. Cioè i mistrattesi hanno portato in zona il senso del commercio, mercatura. Di conseguenza ci fu l'aumento della popolazione. Nel 1837 11.000 abitanti, nel 1860 12.350, nel 1900 15.655, un aumento di popolazione ogni anno, è vero. Dunque la storia di Mistretta è legata ad una cultura agricola estensiva ed intensiva, faceva leva sul commercio a medio e lungo raggio. I signori bussettesi avevano vacche pietre in montagna, ma avevano anche i barchi al mare. Ci vedete il commercio? I barchi al mare, c'è cioè, Mistretta, non dobbiamo vederlo come questo tutto. Ma questa comprensione che parte dal mare e arriva alla montagna, questo. Perché ciò è cambiata completamente questa struttura. È vero. Tuttavia, il fiore alberghiero era l'industria pastorale, si legge industria, nel 1700 si legge industria pastorale, basata su regole di cooperazione e di mutuo soccorso,
ne parla con delizia in particolare il sacerdote Gaetano Salomone. Sottolineando che furono in menzione degli amministrativi i contratti a fila, a spese, a rendere rubate. Contratti che poi si diffusero in Lombardia, in Emilia Romagna. Una simile struttura creò centinaia di aziende con migliaia di bestiame. Non so se è sicuro perché si deve controllare, ma dicono, c'è un libretto che ho scoperto, che solo in provincia di Trapani questa impresa aveva 27 aziende con 100.000 pecore. A Gela avevano 32 aziende, cioè gli stratesi riuscì a creare questa ricchezza non nel territorio, ma lontano dal proprio territorio. Tuttavia è un errore pensare che l'industria detto che era fondata solo sull'agricoltura, è vero. Perciò bisogna anche ricordare che il nostro territorio non era solo territorio di pasto, ben 950 ettari erano vigneti che sono sul pasto, 570 ettari di vite, 850 bosco ettari, 150 ettari di argomenti, non parliamo di ortaggi, non parliamo addirittura anche 32 ettari di castagneti. Anche qui a Casina Valeria, allora, sappiamo tutti il ragazzino che c'era questa nuova stagna, è vero, tutti dicevano la cipretta, tra l'economia era supportata da un qualificato artigiano capace di esportare prodotti finiti anche fuori il regno. Svolgeva una funzione di coordinamento all'opera del comune, che manteneva sospese pubbliche scuole, dove si insegnava a leggere, scrivere e a far di conto. La classe dirigente. Tale attività sorsero e si diffusero certo nel tempo, ma trovarono un riscontro a livello politico nel 1812, quando Distretta fu creata distretto, con un potere giurisdizionale che arrivava fino a parte e un suo rappresentante sedette nel Parlamento siciliano. Continuò ad essere considerato distretto nel 1860 e poi nel 1900 fu sede di sottoprefettura. Nel 1926 stava per essere elevata a provincia. Se non ottenne tale funzione amministrativa, è chiaro che ci fu un ingranaggio socio-economico che non funzionò bene. Sì, la città subisce una crisi lenta. Infine si indolgono gli equilibri che avevano assicurato il tanto benessere al paese. Tale rivoluzione ha dato uno spossone e sappiamo anche l'anno di questa rivoluzione in promozione, è il luglio del 1913, ma di questo problema mi riservo di parlarne in un'altra occasione, anche perché oggi è il mio dovere rendere omaggio a un magnifico lavoro prodotto da Villa Seminario che ci invita ad educare i nostri occhi per vedere la bellezza di Mistero. Dobbiamo perciò rispettare, come dice il sindaco, proteggere e conservare questo immenso patrimonio che dovrebbe essere un veicolo di sviluppo economico, soprattutto per le nuove generazioni. Ciò è un auspicio e nella seminaria sicuramente con l'immagine di Mistretta ne ha alimentato la speranza. Grazie.